La rassegna si intitola proprio Curiosità dai depositi. Abbiamo l'intenzione di tirare fuori quello che dai magazzini, quello che la gente non vede mai. Dai libri agli oggetti museali a alcune immagini provenienti dall'archivio fotografico. In occasione di un anniversario è naturalmente dedicato agli anniversari, cioè alle celebrazioni della Riforma protestante europea attraverso alcune date significative viste sia in Italia, quindi anche nella comunità valdese, ma anche all'estero. Nel 1883 la casa editrice Claudiana pubblica Martino Lutero secondo i suoi scritti, tentando di promuovere una nuova lettura di Lutero nel panorama culturale italiano, in cui Lutero non era una figura né troppo conosciuta né tanto amata. Lo dimostrano in qualche caso alcuni versi ironici di una poesia di Giosuè Carducci di pochi anni prima, siamo nel 1869, intitolata Inno a Satana. Gittò la tonaca Martin Lutero, gitta i tuoi vincoli, uman pensiero. Questo ci fa immaginare di quale fosse il clima culturale all'interno del quale Lutero veniva poi celebrato. Nel 1909 a Ginevra, festeggiamenti per il quarto centenario della nascita di Giovanni Calvino, festeggiamenti che poi si prolungheranno anche con l'iniziativa della costruzione del muro dei riformatori, quindi non solo Calvino ma anche gli altri personaggi significativi della riforma e non solo ginevrina ma anche mondiale, per così dire, anche dei secoli successivi, con l'erezione di questo monumento che terminerà nel 1917. Tra le curiosità conservate nei depositi del museo, anche questo tondo in bronzo riproduce Farel. Fu realizzato nel 1930 in occasione del 400° anniversario dell'adesione alla riforma della città di Neuchâtel in Svizzera. Ecco, questo è il bozzetto realizzato dall'artista Paolo Paschetto per il monumento realizzato a Chamfort nel 1932, proprio in occasione del 400° anniversario dell'adesione alla riforma da parte dei valdesi. Tra gli oggetti rinvenuti nel deposito del museo, anche una medaglia coniata nel 1936, ritraente Pier Viret, coniata appunto per celebrare il 400° anniversario dell'adesione alla riforma del Canton de Vaud. Per noi è particolarmente interessante perché una delegazione di valdesi, circa una settantina, si recò appunto a Losanna in quell'anno per unirsi ai festeggiamenti.